tanto macello, fatti il coraggio alpino bello. Siamo qui oggi a Forno, giovedì 16 giugno, per un evento fortemente voluto anche dal comune di Forno Canavese, ossia il ritorno a baita dell'alpino Rolle Giacomo Colombo, il fornese, l'unico fornese caduto nella prima guerra mondiale. Siamo qua con il sindaco Alessandro Gaudio, cosa ci può dire di questa giornata? Noi come amministrazione, quando ci hanno prospettato questa iniziativa, sicuramente siamo stati subito d'accordo, abbiamo patrocinato, anche perché pareva giusto che, anche se con un ritardo di 107 anni, fosse doveroso riconoscere la caduta di questo eroe, diciamo, e mettere la sua targhetta nel monumento di tutti i caduti, in cui non mancava da tanto tempo. Un evento anche fortemente voluto da alcuni cittadini fornesi, tra cui i familiari dell'alpino Giacomo. Una collaborazione quindi anche stretta tra la famiglia e il comune. Sì, sì, certamente. La famiglia, appunto, mi diceva prima che la bisnonna di uno che ha parlato è deceduta, sperando sempre che fosse ricordato suo fratello. Loro dicono 60 anni che aspettavano questo momento e oggi finalmente è arrivato. Mauro Obert, siamo qui oggi per ricordare l'alpino Rolle Giacomo Colombo, scomparso durante la battaglia del Monte Nero nella Prima Guerra Mondiale. Un evento importante, fortemente voluto dalla famiglia che da tantissimo tempo aspetta questo riconoscimento ufficiale. Sì, diciamo che io l'ho saputo dal prozio di Giacomo Colombo, che questo suo prozio, che era praticamente il fratello della sua nonna, era il primo caduto di Forno nella Grande Guerra, e però non si sa bene per quale motivo, magari il padre si chiamava Francesco Giuseppe, non gli avrà portato fortuna, ma è una battutaccia. Fatto sta che non era stato messo in questo monumento qui, che è il monumento che noi qui a Forno chiamiamo la Maschina, è la Vittoria Alata, è un monumento che è stato fatto nel ventennio per ricordare i caduti della guerra, della prima e delle successive guerre che ci sono state, e c'erano tutti meno Giacomo Colombo. Ha due nomi, Giacomo Colombo, perché in determinati posti è stato messo il secondo nome al distretto militare, è rimasto solo Giacomo, lui è Giacomo Colombo. E in particolare, siccome erano originari di Casamacchia, che è una frazione di Forno Canavese, c'era un suo commilitone, che è Grosso Giuseppe, che era del Val Cenischia e aveva combattuto anche lui sul Monte Nero. Ha riportato una ferita, ha perso tre dita dalla mano e quindi è stato praticamente messo in congedo e rimandato a casa. E approfittando del fatto che lui rientrava e conosceva molto bene, perché erano compaesani e abitavano nella stessa frazione, gli hanno dato le sue cose che erano rimaste da portare a casa e le ha consegnate alla sorella, perché la storia di Giacomo Colombo è una della famiglia, è una storia molto, molto dura, molto difficile. Il papà, che era Francesco Giuseppe, per problemi economici aveva dovuto emigrare in Nord America, forse prima ancora che nascesse lui, ed è morto quasi subito, non si sa in quali circostanze. Comunque non ha potuto aiutare la mamma, che è rimasta da sola con ben cinque figli. I due più grandi, che sono Domenico e Domenica, si sono sposati e si sono trasferiti con le rispettive famiglie a Torino, quindi non erano più di aiuto alla mamma, che è questa Grosso Beatrice, o Maria Beatrice, che è stata una donna straordinaria, perché ha dovuto accollarsi tutto il peso della famiglia, essendo il marito emigrato e morto in America. Fatto sta che i due più grandi, il Domenico e la Domenica, si sono trasferiti a Torino. L'altra di mezzo, che era la Caterina, la Magna Ninin, come la chiamano qui, se piacerebbe ci fosse Angelo Rostagno, perché lui proprio ha conosciuto queste persone,
naturalmente la Magna Ninin e poi ancora la sorella di Giacomo Colombo, lui no, Giacomo Colombo no perché è morto nel 15 e Angelo dal 52. Però fatto sta che praticamente questa l'hanno messa a servizio, allora si usava così, le bambine, questa non era neanche ancora tanto grande, però è andata a servizio a Torino in una famiglia dove è stata fortunata perché è stata accolta bene. Questa famiglia è la famiglia Francone, è una famiglia importante a Torino, loro lavoravano in mercati generali, avevano degli stand, forse ancora ci sono adesso, perché è una cosa di famiglia, di tradizione. Questo Francone, uno dei figli di questo Francone, ha giocato nelle formazioni del Torino Primavera, quello che subentrò al grande Torino dopo l'incidente di Superga. E questo Francone dava lavoro a questa Magna Ninin, che era trasferita, allora non poteva aiutare la mamma perché si era appena trasferita a Torino. Rimane praticamente alla vigilia della Grande Guerra la mamma Beatrice con il Giacomo, che è il più vecchio. Lui subito lo mettono a lavorare in una fabbrica, qui a Forno ci sono solo che fabbriche, allora facevano quei lavori semplici, li mettevano questi ragazzi giovani a limare al bancone, gli davano 4 soldini, ma proprio solo 4, e però portava a casa qualcosa. E le altre 2 sorelle più piccole erano ancora a casa, in particolare la Natalina che poi verrà, che tutti conoscono come Talina, che è poi quella che darà origine a tutta la discendenza, era la più piccola ed era molto legata con Giacomo Colombo. Quindi sono rimasti, mi sono sbagliato prima a dire, la mamma Beatrice, Giacomo Colombo, la figlia era già a servizio a Torino e la più piccola. Lui, nonostante fosse in queste condizioni qui, la famiglia economicamente, la mamma si è impegnato tutto quello che poteva impegnarsi per poter far fronte alle spese. È stato incombeva la guerra, non hanno guardato in faccia nessuno, l'hanno chiamato e l'hanno sbattuto al fronte. Lì da gennaio a novembre dal 14, a gennaio lui viene mandato, inquadrato nel 3° reggimento alpino, battaglione Susa, e viene sbattuto proprio già a maggio, dopo un addestramento veloce, viene sbattuto in prima linea e si trova proprio nella linea di fuoco che è quella che il 4° corpo d'armata prevedeva nell'alto settore dall'Isonzo, la presa del Monte Nero. Lui purtroppo non sappiamo in quale compagnia del battaglione Susa militasse, o nel 34esimo, o nel 35esimo, o nel 36esimo. Il ruolo matricolare non lo dice, dice soltanto 3° reggimento alpini, battaglione Susa. Abbiamo chiesto il fascicolo personale, questo al comitato per le onoranze dei caduti della Grande Guerra che sta a Roma, e il fascicolo non era reperibile. In un primo tempo pare che fosse stato portato in Slovenia, perché adesso il territorio che comprende il Monte Nero è sotto il territorio slovacco. Invece poi ci hanno informato che tutto il fascicolo non è digitalizzato, non tutti quelli che riguardano la Prima Guerra Mondiale, non solo il suo in particolare, ed è stato trasferito in forma cartacea in scatoloni a Gaeta. Adesso ci hanno promesso che cercheranno, naturalmente la ricerca non si è potuta fare prima della manifestazione, perché abbiamo voluto fare la manifestazione il 16 di giugno, che è un giorno lavorativo, un giovedì, fa caldo eccetera, e perché è proprio il giorno della battaglia del Monte Nero, che è la battaglia a cui sicuramente partecipò il Giacomo e a cui sopravvisse, perché lui non è morto durante la battaglia del 16 giugno del 1915 sul Monte Nero, è morto successivamente alla battaglia, un mese dopo, il 19 di luglio del 15, ed è il primo caduto di Forno Canavese, in una battaglia latere, perché lì nel periodo della seconda battaglia dell'Isonzo.
in quel frangente lì in cui si pensava di arrivare a Gorizia prendendo il San Michele, loro sono scesi nella piana di Planina Pogliu, è sulle falde proprio del Montenero. Lì c'è un piccolo laghetto e una bella piana, però gli austriaci si erano già riorganizzati dopo la prima sorpresa e sono stati praticamente sopraffatti. Lì c'è stato un grande macello e in quell'occasione lì lui è poi morto. Allora, il discorso era questo, magari uno dice ma perché dopo 107 anni uno vuole perdere del tempo qua a mettere una targhetta su un monumento qui così alla Maschina, alla Vittoria Alata, eccetera. Uno, perché i familiari ci tenevano, in primo caso ci tenevano molto i familiari, per questo fatto qui, che questa Talina qui, che sarebbe la sorella minore di Giacomo Colombo, che poi si è sposata con Angelo Rostagno, capostipite della famiglia Rostagno, detto Fifa, hanno avuto figlio Bernardo, che poi ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale ed ha fatto 7 anni di guerra, di cui 5 in prigionia in Inghilterra. Dopodiché è nato Angelo, Angela e Beatrice, i figli, che hanno originato poi da Angelo c'è Giampaolo e gli altri figli e i pronipoti, che sono quelli che sono intervenuti oggi. Ci tenevano in particolare che fossero proprio questi pronipoti qui, che sono gli ultimi discendenti. Lui è morto a 20 anni, era del 1895, è morto nel 1915, non ha avuto famiglia, però ha lasciato lo stesso una discendenza. Li abbiamo contati, dai vari rami, della sorella e dai fratelli del caduto di Giacomo Colombo, sono almeno 16. Più qualcuno che è emigrato in Francia e qualcuno era qui presente, forse non avevano saputo la storia di questo loro proprio zio, però è bello che loro sappiano e portino il ricordo alle generazioni che verranno di questi ragazzi, non tanto per, io credo, per l'onore che può esserci di questo episodio che è ricordato su tutti i libri di storia come un episodio eroico della Grande Guerra, forse l'episodio più emblematico della storia degli alpini nella Grande Guerra, ma proprio per ricordare questa persona. E difatti noi abbiamo voluto fare questa monografia in cui i ragazzi hanno insistito a dire i connotati di questa persona qui, come era fatto, quanto era alto, come aveva i capelli, se aveva tutti i denti, se aveva due matrici nelle guance, perché lì c'era una persona, e una persona che avrebbe magari voluto tornare a casa per aiutare la mamma nel portare avanti la famiglia e che suo malgrado non ha potuto tornare.